Presidente, chiedo la possibilità di illustrarli, sono nove, tutti e nove insieme, e poi magari proseguiamo alla votazione in serie in modo tale da accelerare i tempi. Richiesta accordata, prego. Grazie Presidente. Allora, il primo ordine del giorno riguarda un impegno alla Giunta di valutare per la prossima variazione di bilancio la possibilità di impegnare una percentuale che vada subito a essere destinata per cofinanziare le opere per cui abbiamo già chiesto degli impegni da parte del finanziamento da parte del MIT. Il secondo nostro ordine del giorno, il numero 166, a valutare per il prossimo bilancio triennale l'istituzione da parte di Roma Capitale di un fondo sempre per il cofinanziamento delle opere che siamo definite nello scenario di piano del PUMS, mentre invece l'ordine del giorno 167 a predisporre entro 90 giorni dall'approvazione oggi del presente provvedimento a una stima di fattibilità economica e finanziaria per la realizzazione di tutte le opere così come determinate nello scenario di piano, quindi a 10 anni, parlo delle opere metro e tram. Mentre invece l'ordine del giorno 168 prevedere per la fermata della metro C Venezia ogni possibile procedura, anche in termini progettuali, attività progettuali, che consenta ovviamente di integrare ovviamente quelle che saranno le medesime attività, sia procedurali che tecnico-progettuali, per la metro D, la fermata della metro D sempre a Venezia. L'ordine del giorno 169 invece, sempre per la fermata Venezia della metro D, prevedere di valutare fin da subito la realizzazione di una stazione museo in maniera idonea a poter raccogliere tutti quei reperti che potranno essere rinvenuti nei cantieri che verranno aperti a riguardo soprattutto delle opere metro così come definite nello scenario di piano del PUNS, ma se saranno rinvenuti anche opere tram, mentre il 170 procedere ed eventualmente condividere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio dei capitolati di gara per la realizzazione delle opere metro esclusivamente tramite la progettazione esecutiva, quindi avviare i lavori, cioè le gare per l'esecuzione dei lavori con dei progetti esecutivi determinati in precedenza. Il 171 a prevedere uno schema di convenzione che chiarisca fin da subito gli extra costi eventuali, magari ecco, per rinvenimenti proprio archeologici. Chi deve essere di competenza a pagarli, quindi onde evitare gli errori del passato che hanno fermato i cantieri anche per mesi o anni. Il 172 invece a programmare delle procedure tecnico-amministrative, sempre per la realizzazione delle opere su ferro, metro e tram, tenendo conto delle tempistiche di gestione, apertura, chiusura e compatibilità dei cantieri con l'evento giubilare e in particolare l'impegno che diamo alla Sindaca e alla Giunta è di fare una pianificazione, proprio un cronoprogramma dei cantieri, in modo tale che soprattutto i cantieri dei tram vengano collaudati e le prove di esercizio delle eventuali linee tram finite entro l'apertura della Porta Santa, quindi del 24 dicembre del 2024. Tale indirizzo ovviamente comprende anche i cantieri eventuali delle metro che passeranno in centro storico per fare in modo di garantire la massima fruizione e sicurezza possibile nel periodo coincidente con l'anno giubilare. L'ultimo ordine del giorno è molto interessante, proposto da dei ragazzi che animano i blog della capitale. Fanno riferimento ovviamente a fare in modo che anche a Roma ci sia una segnaletica all'interno delle fermate metro, ma anche all'esterno dei nodi di scambio più importanti, per orientare con la massima efficacia tutti i passeggeri in modo tale da poter ovviamente evitare la confusione che a volte regna sovrana all'interno delle nostre stazioni di trasporto pubblico locale, perché a volte appunto non ci si perde all'interno, mentre invece ecco, chiediamo di fare entro il 31 dicembre 2019 un piano, uno studio di fattibilità per poter poi procedere eventualmente con un progetto vero e proprio che qualifichi veramente le nostre stazioni come esattamente accade in altre città o altre capitali. Grazie.